Cari amici di Radio Coop, benvenuti, puntata estiva, una puntata speciale. Non parleremo di musica in questa puntata, anche se poi qualcosa ci entrerà comunque, ma parliamo di un campionato molto importante, il campionato delle nazionali di calcio, le nazionali non riconosciute. Abbiamo qui con noi l'inviato Nicolò Rossi, che è andato proprio nelle zone di Londra, no? Per vedere... Sì, si tratta di due quartieri periferici di Londra, in quanto noi abbiamo seguito le semifinali e le finali del campionato mondiale per nazioni non riconosciute, organizzato dalla CONIFA nel 2018 presso appunto questi due quartieri, che sono Enfield a nord e Carshalton a sud. Bellissimi quartieri, ve li consiglio, immaginiamo. Ve li consiglio per una gita di piacere. E questo campionato del mondo, che sarebbe stato organizzato dalla federazione del Barawa, che è uno che sostanzialmente sono i rappresentanti della diaspora somala a Londra. Però appunto, siccome nel Barawa, che sarebbe la Somalia, non ci si può andare per ovvi motivi, allora hanno deciso di giocare tutte le partite appunto nella Greater London. Allora vediamo gli highlights di queste, gli highlights, i momenti appunto migliori di questa manifestazione sportiva. Vediamo. Abbiamo visto immagini straordinarie, delle partite veramente... Sì, gesti tecnici d'altissimo livello. E ha vinto chi? Ha vinto questa nazione non riconosciuta dal nome alquanto particolare, che noi diremo in italiano, perché se proviamo a dirlo in ungherese probabilmente scateniamo una guerra, che è la Transcarpazia, che è praticamente la rappresentativa degli ungheresi d'Ucraina, che appunto vivono nella zona occidentale dell'Ucraina e appunto non hanno pretese autonomiste eccetera, però hanno deciso di venire a rappresentare il proprio popolo in questa manifestazione. E allora vediamo la premiazione. Beh, Nicolò, tu hai anche dato prova della tua capacità di intervistatore durante questa manifestazione, perché sei andato a intervistare un tuo idolo, giusto? Esatto, il grandissimo Marius Stankevičius, ex difensore di Lazio, Brescia, Sampdoria, se non ricordo male. Tra l'altro Padano Doc, come potrete capire dal nome, che era anche capitano appunto della nazionale padana, sostanzialmente, e quindi... siccome ero a 3 metri da un mio idolo storico e compravo sempre al fantacalcio, ho dovuto fargli per forza qualche domanda. Beh, l'hai intervistato, sì, allora vediamo come te la sei cavata, vediamo. Beh, insomma, sono cose che capitano, è la prima volta, ma può capitare. Invece te la sei cavata molto meglio con il servizio, no? Perché c'è stato proprio un servizio, cioè confezionato. Un lavoro. È venuto bene. Un lavoro. Vediamo. La Padania ha avuto la meglio durante i rigori, battendole alla fine di una drammatica sequenza, 5-4, o forse 6-5, ero troppo emozionato per sapere il calcolo giusto. Io ho preso un Blue Raspberry Lush a Carpathialand, se non ricordo male, Carpathiala, qualcosa del genere, ci ho provato. Beh, insomma, direi che possiamo concludere qui questa puntata. Dobbiamo. Perché noi vi auguriamo una buona estate a tutti, noi continueremo a stare qui nel nostro paradiso di vacanza, perché è un luogo straordinario. Ci rivediamo a settembre, ciao a tutti, ciao!